poc'anzi ha affermato che gli africani giovani non trovano spazio per un radicamento economico nel loro paese. In questo senso, oltre al motivo secondo lei perché questo avviene, quale ruolo giocano le società multinazionali presenti nel suolo africano? Sì, beh, è chiaro che dovremmo tener conto che abbiamo a che fare anche con fenomeni differenziati da paese a paese. Noi generalmente parliamo dell'Africa come se fosse tutta la stessa cosa, ma l'Africa è tante cose diverse. E si potrebbe dire che il fenomeno migratorio nasce proprio dall'inizio di un processo di sviluppo. Quindi non nasce all'interno di economie totalmente disperate, ma nasce all'interno di economie che presentano un processo significativo di crescita, ma che non sono in grado di alimentarlo con sufficiente rapidità per soddisfare la domanda di lavoro qualificato e di condizioni di vita migliori. Non sono in grado sostanzialmente di sviluppare una borghesia, un ceto medio produttivo abbastanza ampio. Quindi proprio quelle persone che emergono dal livello della pura e semplice povertà non trovano uno spazio stabile in cui costruire una dimensione economica sufficientemente solida e sufficientemente garantita. E siccome comunque hanno maturato delle capacità, delle competenze, delle consapevolezze e delle aspettative, la cercano altrove. Insomma, non si accontentano di fare il semplice contadino nel momento in cui hanno sviluppato le competenze necessarie per poter diventare un ingegnere, un avvocato e così via. Non trovano un'economia sufficientemente sviluppata per offrire spazi sufficienti a questa fascia di popolazione e la cercano altrove. La cercano altrove dove però si scontrano con ostacoli di varia natura. E in parte sono ostacoli puramente culturali e parliamo pure di razzismo. E credo che dobbiamo renderci conto, del fatto che noi siamo profondamente razzisti, che la nostra disponibilità ad accogliere chi presenta differenze marcate e visibili, chi chiaramente non è dei nostri, è una disponibilità molto bassa. Non ce la caviamo col buonismo spicciolo, non ce la caviamo colpevolizzandoci, per certi aspetti, anzi, un modo corretto e produttivo di gestire questo fenomeno significherebbe anche fare i conti col fatto che il rifiuto iniziale del diverso è in qualche modo, sarei per dire naturale, comunque inerente ai limiti umani che ci sono. Ci sono delle difficoltà e in particolare delle fatiche relazionali che non è ragionevole aspettare siano affrontate e risolte in breve tempo. Costruire un tessuto di relazioni sociali è comunque un'impresa umana complessa, difficile e di lunghissimo periodo. Per riuscire a costruire delle società come sono oggi le società nazionali europee, ci è voluto un lavoro di secoli. E nel momento in cui questo tessuto relazionale dovrebbe modificarsi per accogliere altri che hanno altra origine, altra esperienza, altra mentalità, altre dimensioni religiose e altri stili di vita, sono chiamati ad una fatica e ad uno stress di grosse proporzioni, che non è ragionevole pensare possa essere affrontato e superato tutto in una volta, semplicemente con una apertura fraterna all'altro. Abbiamo bisogno di un periodo di addestramento, abbiamo bisogno di un periodo di incontro-scontro che determinerà alla fine, ne sono convinto, una società multiculturale vera e propria. Sicuramente una società molto diversa da quella attuale, ma comunque richiede un periodo di attrito. Occorre che ci sia una pressione prolungata prima di produrre e creare degli spazi, e questo implica anche una dimensione conflittuale che non possiamo eludere, che è inevitabile che ci sia. Possiamo cercare di controllarla entro i limiti della civiltà, ma non possiamo pensare di saltare questa fase. E
poi ci sono differenze di altro tipo. In una situazione in cui già è in corso da tempo un processo di precarizzazione del lavoro nelle società europee, in una situazione in cui il mercato è sempre meno governato, a cominciare soprattutto dal mercato del lavoro, e in cui un po' dappertutto si è dato per scontato che modernizzare il lavoro significhi precarizzarlo e che un sistema di protezione del lavoro è un sistema in qualche modo antiquato. Ecco, in società come le nostre, in cui c'è questa pressione verso il basso, questa decadenza sociale della classe media, fare spazio ad un'altra classe media che si presenta sulla scena risulta evidentemente conflittuale. Se io ho già perso la speranza che mio figlio diventi dottore e possa vivere meglio di me, è chiaro che la presenza di un altro che vorrebbe fare il dottore, che vorrebbe fare l'imprenditore, che vorrebbe fare l'impiegato al posto di mio figlio, viene effettivamente vissuto come una minaccia, e in un certo senso davvero lo è fino a un certo punto. Insomma, non dobbiamo pensare che abbiamo a che fare con qualcosa che possiamo risolvere senza costi o con pochi costi, semplicemente con uno slancio morale. Abbiamo a che fare con una società come la nostra che è già in crisi e che a un certo punto dovrebbe accollarsi le conseguenze della crisi, in questo caso crisi di crescita di altre società. Da una parte abbiamo una crisi di crescita, dall'altra parte abbiamo una sorta di decadenza sociale, e a un certo punto si incontrano, ma è chiaro che è un incontro non innocuo, non facile, non semplice, in cui il rischio di un'ulteriore caduta, di un'ulteriore scelta al ribasso è estremamente forte. Quindi intanto bisogna capire che il problema è un problema reale. Per altri versi, come dicevo prima, questo problema è anche per certi versi una risorsa, come spesso si dice, però è comunque una risorsa selettiva verso il peggio, perché appunto alla fine, di fronte alla aspettativa di crescita sociale dell'immigrato, noi gli diciamo soltanto sì, va bene, però come precario, però come semischiavo, allora puoi avere uno spazio, allora puoi avere un'utilità. Però in questo modo appunto creiamo una forma di integrazione che nello stesso tempo è una degradazione. Ti accogliamo tra di noi, però il tuo gradino è il più basso. E questo non soltanto determina comunque una sorta di dimensione di conflitto, ma appunto contribuisce in un certo senso a peggiorare la stessa qualità della relazione sociale complessiva all'interno delle nostre società. Appunto perché tende a trasformare la relazione di lavoro sempre più come una relazione tra uno sfruttatore e un precario, estremizzando tra un padrone e uno schiavo, ma comunque sicuramente tra uno sfruttatore e un precario. Quindi si abbassa la qualità del lavoro e si abbassa la qualità dell'imprenditoria. Abbiamo lavoratori peggiori e datori di lavoro peggiori, e il tutto determina una società complessivamente peggiore. Il problema delle migrazioni va visto in questo quadro, e quindi va visto anzitutto senza sottovalutarlo, perché comunque è un fenomeno che si iscrive in una situazione di crisi e non di prosperità. E si iscrive in una situazione di crisi, forse le fornisce anche delle risorse che potrebbero contribuire a superarla, ma per certi versi comunque si inserisce in questa crisi aggravandola o comunque specificandola. Ecco, facendo emergere in maniera più vistosa delle tendenze che comunque ci sono. Detta semplicemente, il fenomeno contribuisce ad alimentare moltissimo la precarizzazione del lavoro e quindi anche alla rappresentazione sociale del lavoro come lavoro costitutivamente senza dignità e senza diritti. Non vedrei un ruolo diretto delle multinazionali sul fenomeno migratorio come tale, perché non c'è, perlomeno non vedo, una significativa convenienza economica delle multinazionali al fenomeno migratorio. Le multinazionali, almeno alcune di esse, hanno un interesse che nei confronti dell'Africa, ma anche per certi versi del Sud America, è limitato sostanzialmente all'esigenza di avere materie prime a basso costo. E materie prime però da
reperire localmente attraverso il lavoro locale. Quindi non è il migrante che soddisfa un'esigenza delle multinazionali, ma il lavoratore che resta lì e che resta lì possibilmente in condizioni di precariato o comunque di controllo. Le multinazionali non sfruttano la migrazione, sfruttano le piantagioni o sfruttano le miniere. E hanno bisogno di esercitare un controllo il più possibile diretto su queste risorse e quindi hanno interesse sicuramente ad impedire l'affermazione di poteri politici locali forti. E hanno esigenza di impedire il rafforzamento degli stati, hanno l'esigenza di avere governi comprabili, quindi governi corrotti, governi non rappresentativi e non sostenuti da consenso. Però il migrante non gli serve in quanto tale, non hanno bisogno di questo. Poi bisognerebbe anche tenere presente che in una situazione come quella africana sono presenti dei fenomeni geopolitici di vasta portata. Per esempio c'è una specie di singolare neocolonialismo cinese, che naturalmente ha caratteristiche molto diverse dal colonialismo europeo e che è un po' una specie di colonialismo al contrario, perché serve non tanto a drenare risorse e a portarsele in patria, come faceva il colonialismo europeo, ma serve soprattutto a creare un'integrazione economica che determini una posizione di egemonia politica e che in un certo senso prepari il terreno non tanto a uno sfruttamento attuale di risorse, quanto ad uno sfruttamento futuro. Lo sviluppo economico cinese avrà bisogno di mercati internazionali, avrà bisogno di controllo diretto di materie prime non reperibili in patria, avrà bisogno di un'integrazione politica anche. Per cui, per esempio, i cinesi sono interessatissimi a creare infrastrutture in Africa, che è anche una cosa che probabilmente all'Africa fa davvero bene. Stanno costruendo ferrovie in Etiopia. E questo però significa anche che stanno creando in qualche modo una situazione in cui, nel momento in cui la Cina non fosse in grado di sostenere il proprio sviluppo con le proprie risorse, e avrebbe a disposizione una specie di riserva, che a quel punto sarebbe talmente legata a lei, talmente condizionata sotto il profilo politico, tecnologico, industriale, culturale, persino militare, da non poter in nessun modo impedire questa utilizzazione come riserva. Detto in breve, nel momento in cui le terre cinesi non basteranno più per garantire alla popolazione cinese un'alimentazione adeguata, tenendo conto delle aspettative crescenti di vita e di benessere, ci saranno a disposizione grandi territori in Africa che sarà possibile sfruttare senza che gli africani siano in condizioni di impedirlo. Quindi una sorta di colonialismo a futura memoria. Non tanto sfruttamento nell'immediato, anzi magari nell'immediato si dà qualcosa, ma precostituendosi in questo modo la possibilità di ricevere quello che si vuole altrove. E anche in questo caso comunque l'Africa rischia di essere il continente che fa le spese delle crisi di tutti gli altri. L'Africa, ma anche il Sud America, parte notevole del Sud America. Quindi in questo senso, se direttamente le società multinazionali non hanno interesse, diciamo, a produrre il fenomeno migratorio, potremmo dire che non facendo sviluppare gli stati a un livello politico e sociale più strutturato, in questo senso indirettamente però producono questo. In questo senso indiretto sì, si potrebbe anche dire di sì, sicuramente le multinazionali non hanno interesse alla costruzione di classi dirigenti autonome in Africa, che siano forti, che abbiano un fondamento di consenso, che abbiano un'elevata autorappresentazione, che abbiano un senso di dignità, hanno bisogno di tirannelli corrotti. E come non hanno bisogno di stati forti, non hanno neanche bisogno di una classe media forte, perché quello che a loro interessa non è l'avvocato africano, il grande studio legale o l'imprenditore africano innovativo. Quello che a loro interessa è il contadino che obbedisce supinamente o il minatore che si accontenta di salari bassi e di condizioni di lavoro assolutamente misere.
Quindi certamente non hanno interesse a favorire la formazione di una classe media, di un'elite sociale e quindi anche di una classe dirigente politica. Come vedrebbe Carpolani questo proliferare di società multinazionali? Beh, lo vedrebbe come uno sviluppo naturale di una fase economica, di una situazione economica, meglio non fase, di una situazione economica già presente ampiamente sui tempi, anche se non con gli sviluppi attuali, cioè appunto lo svincolarsi delle economie di mercato da qualunque forma di controllo politico e quindi in particolare il venir meno del radicamento nazionale delle economie di mercato. Mentre in qualche modo nel corso dell'Ottocento e forse fino al primo Novecento c'era una sorta di equivalenza fra Stato e mercato, nel senso che ogni Stato rappresentava un mercato nazionale specifico, in qualche modo separato dagli altri, anche se con loro relazionato. Beh, questa dimensione non c'è più, non c'è più questa corrispondenza uno a uno, uno Stato, un'economia. C'è una dimensione economica ormai globalizzata, quindi transnazionale e sovranazionale, e non c'è una dimensione politica di pari livello. Di fronte a una globalizzazione economica non abbiamo una adeguata globalizzazione politica. Abbiamo un mercato mondiale ma non abbiamo uno Stato mondiale. Abbiamo interessi economici globali ma non abbiamo la capacità di incidere politicamente con decisioni politiche a livello globale. E un'economia come quella che abbiamo richiederebbe effettivamente qualcosa che non sia quel puro apparato burocratico che è l'ONU, richiederebbe effettivamente in qualche modo una sorta di governo politico del mondo in quanto tale, e da questo siamo totalmente lontani e non andiamo assolutamente in quella direzione. Semmai andiamo verso una ricaduta in una dimensione nazionale che è ormai totalmente sproporzionata rispetto alle dimensioni del mercato. Contrapporre Stato e mercato oggi significa contrapporre un gigante, il mercato, a un nano, lo Stato, tenendo presente che rispetto al mercato globale è un nano un poco più grande, ma comunque un nano anche lo Stato americano. Persino la Cina, che pure ha un sistema politico molto autoritario e quindi ha una forte capacità di controllo sul mercato interno, a livello globale non è in grado di incidere politicamente in misura significativa. Quindi abbiamo un mercato che, siccome non si autogoverna davvero e siccome non è governabile politicamente da nessuno, perché al suo livello non incontra più nessuno, a quel livello lì c'è un deserto totale, non c'è un interlocutore politico del mercato globale, non esiste, c'è un vuoto, e quindi è un vuoto che viene riempito senza nessun ostacolo e senza nessun indirizzo, quindi in maniera totalmente anarchica. Abbiamo un mercato globale anarchico, non un mercato globale autoregolato.